Amici di Italian Fishing TV, salve a tutti! Siamo qui a Medelana, in provincia di Ferrara, sull'argine del Po di Volano. Ci stiamo apprestando a seguire la sfida delle sfide. Sì, perché qui, oggi, c'è la finale del campionato a squadre di pesca al colpo. Abbiamo qua davvero i più grandi campioni d'Italia. Seguiteci! Siamo all'epilogo di questo campionato italiano, siamo all'ultima prova. Sono partite numerose squadre con i vari trofei di eccellenza, le migliori 20 si sono sfidate nella doppia prova di Pisa, successivamente ne sono rimaste 15 e siamo andati a Peschiera, da dove da 15 si sono ridotte a 10. E quest'oggi qui è il secondo giorno dell'ultima sfida, dove le 10 migliori squadre si sfidano proprio quest'oggi per vincere il titolo di campione d'Italia e guadagnare il lascia passare che li porterà poi a disputare il prossimo anno il mondiale per club. Siamo con Costarelli Alberto della Golden Fish, che come vediamo sta preparando questi guanti, non sono per fare delle strane operazioni chirurgiche, ma sta preparando la pasturazione che poi andrà a gettare nelle acque di questo fiume. Come vediamo ha un composto che è fatto con della pastura, dei bigattini morti e sicuramente sarà stato tagliato con della terra. E a parte anche della terra e dei bigattini e del fuil e del verde vaso. Tutto questo verrà gettato in acqua e servirà ad attirare sulla postazione di pesca i pesci che in questi giorni abbiamo visto hanno risposto in maniera importante alle esche presentate dagli agonisti. Siamo con Simone Carraro della Lenza Emiliana Tubertini che sta preparando le esche da buttare, da gettare in acqua. Allora Simone, stai preparando probabilmente, da quello che vedo, sta preparando il pongo, quel impasto di terra che essendo molto compatta viene gettata in acqua ad inizio gara e tende a durare per il più lungo possibile. Simone, oggi è la seconda gara, come hai trovato il campo di gara, diciamo, nella gara di ieri? Il campo di gara è sempre bello, solamente che avendo praticamente non le civette come si fa in tutte le altre gare, ma si hanno praticamente i settori terminali e di testa, di conseguenza il campo di gara diventa poco regolare, quindi è determinante avere un buon picchetto nei due settori di testa, nel settore di testa e nel settore di coda. E noi ieri non ce l'abbiamo avuto e oggi tanto meno. Quindi un attimino sicuramente di sfortuna che può aiutare o sfavorire in questo tipo di gare. Hai preparato della terra nera, vedo. Sì, ho preparato la canonica somma di Vandenay con l'aggiunta di fuil e niente, mi è preparato il canonico pongo, quello che viene buttato sia a mano che con la scodellina, ecco. Perfetto, grazie mille, non ti disturbiamo più e in bocca al lupo. Ciao. Allora, rubiamo solo un minuto a Jacopo Fassini, anche lui impegnato nella preparazione della pastura da gettare in acqua ad inizio gara. Un'ottima gara per l'Oltrarno ieri, Jacopo. Sì, una bella gara. Ci siamo riportati sotto alla Ravanelli, è dura perché comunque c'hanno un bel margine anche oggi. Però voi ci proverete. Fino in fondo, sempre. Quindi staremo a vedere. Comunque è stata una bella gara ieri. Con Luigi Sorti, un campione plurititolato che è abituato ad eventi di questo tipo e a gare di questa tensione, visto che ha disputato numerosissimi mondiali e numerose gare importanti. Però da lui vogliamo sapere come si vivono questi momenti prima di una competizione così importante. Non è certo facile, perché siamo in testa alla classifica per ora e per tutti coloro che ci seguono è importante riuscire a portare a termine questo ottimo risultato. Sarebbe un bel ritorno in auge anche a Ravanelli, che da alcuni anni manca nelle parti alte della classifica. Siamo con Fabio Tesconi della Lenza Aglianese Maver, che ci ha raggiunto ieri
una buona prova, un campo che ha risposto, diciamo, bene alle lenze da voi proposte, e vogliamo chiederti come la impostate oggi, se avete intenzione di impostarla come ieri e se avete capito che c'è qualcosa, qualche lenza in particolare o qualche cosa da fare nella pasturazione. Allora, la nostra idea è di impostare la medesima gara di ieri, anche perché abbiamo capito che i pesci grossi che sono usciti non servono per vincere. Alla fine potevano essere un contorno per una bella pescata, ma sicuramente non portano il piazzamento. Quindi la nostra idea è di rifare la stessa gara di ieri, tranquilli, impostare la pescata alla Brent classica, senza stravolgere niente, perché alla fine giovedì e venerdì durante i giorni di prova il pesce ha sempre risposto. Ieri abbiamo fatto 19 penalità con un 10, quindi sicuramente qualche cosa bisognava perfezionare, però la nostra gara è stata giusta. Non abbiamo niente, assolutamente niente da recriminarci. Il pesce ha risposto bene, quindi immagino che abbiate utilizzato delle lenze, nonostante l'acqua sia ferma, abbastanza pesanti, abbastanza chiuse. Abbastanza chiuse, una lenza in 30-35 cm, e nonostante l'acqua sia ferma, però la profondità del campo gara è elevata. Alla fine sono 3,5 metri, 4 metri d'acqua, quindi non aveva senso insidiare questi pesci che mangiano fermi sulla roba con delle lenzette leggere. 3-4 grammi è stata lenza predominante, che poi sia stata un galleggiante di forma ovale oppure una vela, insomma le grammature erano quelle. E ha risposto bene anche la pescata a 6 pezzi, una pescata a 6 pezzi però un po' diversa dalle altre, una pescata con degli ami grossi, dei fili del 20 dritto filo, per prendere delle brem di taglia. Effettivamente la taglia sotto sono pesci da mezzo chilo, e poi nel mezzo mettere qualche gatto americano che abbiamo visto che ci sono, e anche di taglia giusta. E se capitasse la carpa? E se capitasse la carpa, ma quella ci vuole un po' di fortuna, quindi noi ci speriamo per 4 ore. È cominciata la pasturazione iniziale, vediamo qui Andrea Fini, campione del mondo ad Ostellato, che sta effettuando la sua pasturazione, lancia delle palle di pastura e poi anche vedo da qui delle palle di terra impongata. Andiamo a vedere un attimino quelle che sono le squadre che si affrontano oggi. Davanti a tutti c'è la Ravanelli, che è una squadra, uno dei club tra i più titolati d'Italia, una squadra che presenta nelle sue fila campioni del calibro di Sorti, di Defendi, campioni come Fedeli e campioni come Bruni. Diciamo, sono personaggi che non hanno bisogno di presentazioni. Sorti e Defendi sono anche componenti della nazionale italiana. Dall'altra parte, che insegue a breve distanza, c'è l'Oltrarno Kolmic. E anche qua diciamo che i campioni si sprecano, perché al di là di Falsini abbiamo anche il CT della nazionale Rudy Frigeri, insieme anche a Stefano Premoli, poi c'è Francesco Reverberi e c'è Andrea Fini, che è stato campione del mondo ad Ostellato lo scorso anno. Quindi un team di tutto rispetto. Subito dietro insegue la Longobardi Milo. Longobardi Milo, anche loro hanno avuto, diciamo, una prova sfortunata a Peschiera, soprattutto la seconda prova che li ha attardati un attimino in classifica, però anche loro oggi sono qui per dire la loro e per farsi valere, cercando di conquistare almeno la terza piazza del podio e una medaglia di bronzo. E insieme a loro che lotta c'è l'Emiliana Tubertini, anche questo un team di tutto rispetto, dove abbiamo campioni del calibro di Carraro, di Gabba, Prandi, che oggi sono qui e stanno attaccando per cercare di recuperare le posizioni che hanno perso nelle gare precedenti, e stanno pescando cercando delle prede di taglia, appunto per andare a insidiare chi sta là davanti e cercare di conquistare questa terza ambita, terza piazza del podio. Thank you.
manca circa una mezz'ora alla fine delle ostilità e l'Oltrarno sta andando molto bene, ma la Ravanelli non demorde. I ragazzi stanno combattendo pesce su pesce, il clima è migliorato, la nebbia si è diradata e è spuntato questo pallido sole che comunque sta riscaldando i cuori, e vediamo un attimo adesso come andrà a finire, perché stanno veramente combattendo all'ultima brand. Anche Alessandro Bruni, siamo dietro di lui adesso, era partito forse un po' in sordina, ma negli ultimi tempi sta recuperando alla grande, e sembrerebbe che abbia superato Jacopo Falsini, ma queste sono le voci di Radio Gara. Fino a che non peseremo non sapremo come andrà a finire, quindi seguiteci fino alla fine. Mancano soltanto pochi minuti alla fine della gara, quindi c'è molta tensione e la stiamo vivendo tutti davvero, si sente nell'aria. $19,700. Abbiamo solo un minuto ad Assi Valerio dell'Aglianese, una bella pesata. Adesso bisogna vedere come andrà il settore, però 19 kg direi decisamente un bel peso. Decisamente un bel peso, siamo stati un po' svantaggiati da un siluro che mi ha disturbato l'ultima mezz'ora, peccato. Speriamo di non perdere poi il piazzamento per qualche etto, come capita spesso comunque. Complimenti comunque, vai pure a rimettere i pesci in acqua. Il gatto, c'era un gatto. $20,600. Una domanda al volo prima che porti giù i pesci a Massimo Vergelloni della Pesquino, che ha fatto più di 20.600 punti, quindi una gran pescata, soprattutto l'ultimo oro, visto che andavi veramente veloce. Come hai pescato, giusto in due parole? Ma ho sfruttato sicuramente il picchetto, sai, secondo di gara è sempre vantaggioso. Sono partito abbastanza bene con una taglia molto piccola di brand, poi ho alimentato con della roba molto dura, carica di fuel, mi sono appesantito e niente, mi sono entrate le brand di taglia e quindi ho fatto 20.000. Ma ce n'è una che è dentro. Ale, va che c'è qua. Non fanno 13.460. Quanto ti ha dato? Sandro, tensione alle stelle, immagino. Alle stelle. Anche perché siamo partiti proprio lentissimi, la pesca non si è mai avviata e ho fatto l'ultima ora e mezza, che invece il pesce è entrato e per fortuna siamo riusciti a fare almeno 6-7 kg solo l'ultima ora, quindi abbiamo recuperato, perché sennò è veramente difficile. Ve la state giocando per un pesce probabilmente. Sono al photo finish, sì, proprio al photo finish. 12.920. Così va bene, Luca. Aspetta. Bellissimo. Hai visto che la gara forse non si metteva come pensavi te e hai deciso di girarla, giusto? Esatto, proprio così, cioè le brand non si prendevano all'inizio, quindi ho dovuto girare la carpe, ne ho prese due, però cambia poco alla fine del risultato. Forse ce ne mancava una per riuscire ad arrivare davanti, sì, agli altri. Sì, attaccata una, si è slamata, pazienza, dai. La pesatura è appena terminata. In questo settore c'è stato Bruni, che è riuscito a vincere davanti a Falsini, quindi ha conquistato, in mezzo si è messo anche un altro agonista, quindi ha conquistato due punti che valgono 4, ancora doppio del punteggio. Negli altri settori però gli uomini Oltrarno sembravano davanti agli uomini della Ravanelli, quindi aspettiamo le notizie e vediamo chi avrà vinto questa vincente gara. Vengono già abbastanza... Andiamo da Alessandro Bruni, neo campione italiano. Sono arrivate adesso le notizie e Alessandro è riuscito a trionfare davanti a Jacopo con il suo settore ed è riuscito a aiutare la sua squadra a vincere questo ambito titolo. Le tue emozioni a caldo? Allora,
L'emozione è grandissima, anche perché per me è la prima volta che vinco un campionato italiano, con una società che ha vinto tantissimo, erano 5 anni che non vinceva più, quindi insomma è veramente un'emozione grandissima. Vorrei fare i complimenti all'Oltrarno perché fino alla fine ha dimostrato di essere una grande squadra e un grande gruppo e ci hanno filato la torcia fino alla fine, recuperando veramente un sacco di punti nelle ultime 2 prove. Niente, non ho parole. Ho visto un abbraccio commovente con Cauzzi della squadra B, segnale chiaro che vi hanno aiutato anche loro in queste prove per scoprire come pescare, come difendere questo vantaggio che avevate acquisito nelle prove precedenti. Sì. Loro sono stati determinanti proprio anche nelle prove per aiutarci a capire la pescata e quindi si è vinto questo italiano anche grazie a loro, grazie alla società, perché veramente la società è immensa. Oggi sono venute una 50ina di persone con un pullman, quindi veramente proprio una grande festa. Eravate gli unici ad avere 2 squadre in finale, il segnale che comunque è tutto il gruppo che lavora, appunto siete quelli con più tifosi, la Ravanelli, casa Ravanelli dopo gare che vediamo sempre in ogni occasione. La Ravanelli non è solo una squadra, è un grande gruppo. Sì, è vero, è veramente un grande gruppo, perché al di là dell'agonismo ci sono delle persone che veramente hanno dedicato e dedicano tantissimo a questa società, proprio dal punto di vista anche del supporto, ma è veramente, veramente una società incredibile, veramente. Penso che una delle poche in Italia. Complimenti ancora. Siamo anche... Abbiamo anche Defendi, l'uomo di peso della Ravanelli. Una sfida tirata fino all'ultimo. Come alla pesatura eravate proprio per un pesce, ve la giocavate. Come hai vissuto questi attimi? A un match sofferentissimo, tirato fino alla fine, poi fino alla fine del settore non sapevamo ancora niente. Straordinario, bellissimo, non ho le parole, ragazzi. Spettacolare. Complimenti, Stefano. Vedo molta commozione nei suoi occhi. Beh, insomma, dopo un anno di sofferenza, dopo un anno, una gioia così, dopo 5 anni non potevo mancare. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Comunque io voglio dire a tutti che hanno vinto tutti e 8, ma non la squadra ha vinto tutti e 8 i nostri pescatori, perché facciamo tanti sacrifici, noi ci stiamo dietro e loro. Io vorrei fare i complimenti personali a coloro che davvero hanno vinto questa super gara di oggi. Complimenti infatti a Trabucco. Vai, vai, vai. Andiamo,